amici di Bike Channel, bentrovati con questo nuovo sport, la mountain bike orientini che andiamo a scoprire. Si tratta della disciplina con le ruote grasse, dello sport dei boschi. Qui con me a commentare uno dei più grandi esperti di orienteering, Stefano Galletti. Ciao a tutti! Ci troviamo in Valsugana e assisteremo a quelli che sono i campionati italiani sprint e long distance, due discipline completamente differenti, sicuramente molto spettacolari, vero Stefano? Lo spettacolo sarà sicuramente del posto a Borgo Valsugana e avremo sicuramente anche una sfida sul filo dei secondi tra i più grandi protagonisti di questa disciplina. Il bel tempo ci accompagna, andiamo subito però a scoprire questo meraviglioso territorio. Benvenuto nel territorio a cura di Stefano Ravelli che ci introduce in questa realtà del Trentino. Benvenuti nuovamente in Valsugana, in Trentino, quindi per noi è sempre un piacere avervi in tutte le varie discipline, quindi è l'ennesima volta dove vi invitiamo, oltre a fare una pratica sportiva, chi i professionisti e chi meno, però a venire a trascorrere qualche bella giornata di piacere, sole, passeggiate, escursioni, degustando prodotti tipici. Siamo alle porte, taglio del nastro, poi dell'apertura dei mercatini di Natale, ne abbiamo addirittura tre che partiranno, come vi ho detto, da metà di novembre fino all'inizio di gennaio, e poi abbiamo anche le due stazioni di sci, la Panarotta da una parte e le Funivie Lagorai dall'altra, che sono pensate a misura di famiglia, quindi chi abbandonato lo sci o chi vuole ricimentarsi e non spendere un occhio della testa, settimana bianca da 129 euro, trovate tutte le informazioni sul sito della nostra PT. Eddie Sandri, tracciatore, ci guida alla scoperta della gara sprint di Borgo Valsugana. Gara di oggi a Borgo, si parte nel centro, alcuni punti tecnici destra-sinistra molto impegnativi nel paese. Si attraversa un paio di parchetti, poi passando dal punto spettacolo presso il centro sportivo si cambia zona, la zona diventa, si passa nei vigneti, nei meletti, quindi una zona più aperta, un po' più da mountain bike, per ritornare poi con gli ultimi punti in paese e chiudere con l'arrivo un po' spettacolare nel campo da calcio di Borgo Valsugana. E con le immagini anche del bellissimo centro sportivo di Borgo Valsugana ci apprestiamo a vivere questa appassionante due giorni. Stefano, tu che sei un grande tecnico, spiegaci i dettagli, le abilità di questi campioni. Questi campioni hanno una grande abilità orientistica, quella di saper trovare la strada su un terreno e su un percorso che non conoscono prima di partire, ma hanno anche delle doti di autentici funamboli. Non sarà molto facile per loro cimentarsi su un terreno come quello descritto da Eddie Sandri, che prevede tante svolte nei vicoletti, nelle stradine, angoli non a 90 gradi del centro storico di Borgo Valsugana. Ecco, qui si parte nel centro storico, sono circa 200 gli atleti al via, parte ora Clizia Zambiasi, una delle favorite tra le donne, assieme alla inquadrata Milena Cipriani, forse grandissima favorita oggi. Viene consegnata la mappa, scoperta in quel momento, la bussola è un altro importantissimo alleato e poi sta alle gambe ma anche alla lucidità mentale, Stefano. Certo, è uno sport nel quale le gambe vanno alla stessa velocità nella quale vanno le abilità orientistiche, quindi il cervello degli atleti. Si può andare in tilt molto facilmente confondendo una svolta a sinistra o a destra. Questo è un atleta che sicuramente non andrà in tilt, è Jaime Origi, uno dei grandi protagonisti anche della squadra nazionale italiana di questa disciplina. Jaime Origi, che ricordiamo nel 2011 fu sesto ai campionati mondiali che si tennero a Vicenza, questo invece è Piero Turra, il grande favorito che vedremo tra poco, però è Luca Dalla Valle, questo è il suo compagno di nazionale Riccardo Rossetto, e alla sinistra in maglia azzurra una vera un vero nastro astro emergente dell'MTBO che è Alessandra Minati. E questo è già citato Luca Dalla Valle, campione del mondo un paio di anni fa su questa distanza sprint, e quest'anno Pietro nuovamente campione del mondo in quella che si chiama Mass Start. Allora abbiamo visto e scoperto alcuni dei grandi favoriti, dentro questa invece è Silvia Simoni, ricordiamo che la famiglia Simoni guida questa formazione, il Panda Valsugana, che poi organizza questa due giorni. La due giorni è infatti organizzata dal già citato Panda Valsugana, del presidente Giuseppe Simoni, anche
vicepresidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, e qui vediamo arrivare col suo perfetto stile Jaime Origi che punzona il punto di controllo, e abbiamo notato senza nemmeno doversi fermare al punto di controllo. Ecco, poi ci spiegherai meglio come funzionano questi punti di controllo, in gergo detti lanterne. Si arriva, ecco qua invece un ringraziamento speciale a Edoardo Tona che si è prestato all'elaborazione di questi dati. Qui vediamo la gara dai GPS, questi sono i nostri top rider in gara, Luca Dalla Valle, vedete, Jaime Origi, vediamo Alberto Beta, sono tutti Riccardo Rossetto, sono tutti campioni che oggi si contendono il titolo tricolore. Esatto, sono campioni che, come si vede da questa live, riescono a mantenere sempre una velocità molto alta lungo tutto il percorso, nonostante le svolte veramente tortuose e nonostante tutte le soste che gli atleti devono fare per punzonare le lanterne. Gli atleti partono con un chip al dito, una volta questo chip veniva anche ancorato alla bicicletta stessa, e devono punzonare, come si vede in questo momento, una stazione elettronica che lascia sul chip un segnale di avvenuto passaggio e registra a sua volta il passaggio dei concorrenti. Ecco, abbiamo cambiato completamente lo scenario, prima eravamo in centro storico, ora siamo invece nei meleti di Borgo Valsugana, cambia totalmente, prima stradine, invece ora su e giù, a volte c'è anche da togliere, da scendere dalla bicicletta e spingere. Questo è il trio formato da Rossetto, Dalla Valle e Turra, si stanno avvicinando all'arrivo, mentre è Milena Cipriani con qualche difficoltà tecnica. Esatto, bisogna essere anche un po' dei funamboli, bisogna saper trattare con energia, ma talvolta anche con doti acrobatiche il mezzo meccanico. Luca Dalla Valle sicuramente è uno dei grandi protagonisti anche a livello internazionale di entrambe le fasi della gara. Beh, guardiamo un attimo agli intertempi. Luca Dalla Valle al momento è andato a riprendere i concorrenti che partivano prima di lui, quindi facilmente li vedremo arrivare sul traguardo assieme, ma lui ha già due minuti di vantaggio, un secondo. Questo invece è il live in campo femminile, c'è Milena Cipriani nettamente al comando, si è sbarazzata delle avversarie e ha mantenuto il pronostico che la vedeva favorita sul traguardo di Borgo Valsugana. Ecco che qui arriva, scarica poi i suoi dati che poi verranno visti immediatamente con tutti i passaggi, e lei saprà subito se la sua prova è da considerare valida, perché se si perde un punto di controllo si è fuori competizione. Arriva però ultimissime pedalate per Jaime Origi. Jaime Origi, un grandissimo protagonista da tanti anni, fin dagli ultimi anni del secolo scorso, a livello di corsa d'orientamento quando era ancora juniore, sono dei più forti atleti che abbiano mai gareggiato in entrambe le discipline della corsa d'orientamento e della mountain bike, sicuramente sarà protagonista anche in questa due giorni. Arrivano anche i master, ma questo è il terzetto che noi aspettavamo, sono Riccardo Rossetto e qua Dalla Valle, sprint fortissimo per andare a togliersi proprio anche la soddisfazione di arrivare prima del suo rivale sul traguardo, anche se lui teoricamente ha un vantaggio già di oltre due minuti, quindi non ha voluto nemmeno lasciargli la soddisfazione di scaricare i dati per primo a Rossetto. Luca Dalla Valle è un autentico cannibale, e vedendolo allo sprint non posso che pensare alla sua grande gara al campionato mondiale che ha vinto proprio allo sprint. È arrivata anche Alessandra Minati, che ha vinto la sua categoria, la categoria delle donne 18, e ha confermato quanto di buono si dice di lei. Un po' di confronto tra gli atleti, arriva anche Clizia Zambiasi in questa zona che chiamiamo di scarico dati, e Milena Cipriani è la nostra vincitrice oggi, una bellissima immagine dall'alto del centro di Borgo Valsugana. Vediamo le classifiche, vince Luca Dalla Valle del team Gronite con 26.08 davanti a Riccardo Rossetto e Jaime Origi che si seguono a 28.09, 29.45. Tra le donne stravince Milena Cipriani del Panda Valsugana, 23.29, davanti a Michela Tomaselli del Gronland, 26.59, Clizia Zambiasi con 30.43. Ma ascoltiamoli. Milena Cipriani, nuova campionessa italiana sprint. Vincere in casa è un'emozione particolare. Sì, è un'emozione bellissima, è stata una bella gara, una bellissima giornata, calda, con il sole, e sono riuscita veramente a fare una bella gara veloce. Quest'anno è già il secondo titolo? Il secondo titolo, sì, abbiamo fatto i campionati italiani middle che sono riuscita a vincere, e oggi la sprint e domani la long.
il campione Luca Dalla Valle, vincitore oggi qui a Borgo Valsugana. Sì, proprio così. Oggi è andata molto bene, mi è piaciuta molto la gara e era proprio difficile da pensare, mi sono divertito, ho fatto pochissimi errori e sono soddisfatto. Questi erano così i nuovi campioni italiani sprint, hanno confermato direi il pronostico e ora ci affacciamo a una nuova giornata di gara, cambia totalmente il tipo di tecnica perché non è più una gara super veloce, qua i preparativi con i GPS nella pettorina degli atleti, vedremo se i due Cipriani e Dalla Valle sapranno confermarsi o ci saranno degli nuovi inserimenti. Sicuramente c'è una nuova concorrente in gara oggi che è Laura Scarronati, ma ascoltiamo cosa ci hanno da dire i tracciatori. Giuseppe Simoni, tracciatore gara long, quali le difficoltà di oggi? Oggi la difficoltà starà nella fitta rete di sentieri di strade che troveranno in particolare nella parte centrale e finale. Parte iniziale più scorrevole, più veloce su buona parte su strada asfaltata, parte della ciclabile, quindi invita alla grande velocità. Quando poi arriveranno nella zona più complessa dovranno avere la capacità di rallentare, di cambiare anche tecnica per affrontare i punti. Questo secondo me è la chiave di lettura della gara di oggi. Questa è la spiegazione di Giuseppe Simoni, che è un tracciatore veramente esperto. Sì, Giuseppe Simoni ha alle spalle tanti anni di tracciatura, tanti anni di atleta, ha organizzato tante manifestazioni nazionali e internazionali e mette ancora la sua abilità di tracciatore al servizio sia della sua società del Panda Valsugana che del movimento orientistico italiano per avere gare sempre all'altezza di un campione del mondo e degli atleti della squadra nazionale che sono a gareggiare in Valsugana. Ecco, noi adesso vediamo tanti atleti master e anche bambini, sono circa 200 oggi i partenti. Prima di focalizzarci sui nostri campioni, diciamo che qua siamo lungo la ciclabile del Brenta, uno dei grandi vanti del Trentino e della Valsugana in particolare. Esatto, abbiamo corso e gareggiato tante volte sulle rive del fiume che attraversa tutta la Valsugana. Questo è un altro dei grandi atleti, Andrea Cipriani, che provenienti proprio dalla società del Panda Valsugana, campione italiano anche nella corsa d'orientamento e nella mountain bike orientamento. Qui iniziamo a vedere le atlete elite. Questa è Giuliana Zoppè, un'atleta che punta sicuramente al podio. Là dietro la new entry di oggi, quella che tenterà di andare così a disturbare Milena Cipriani e Laura Scarabonati. Non si contano i titoli italiani vinti da lei, o meno si contano perché sono 40, e questa invece è Milena Cipriani, idolo di casa. Laura Scarabonati con i suoi 40 titoli, l'ultimo conquistato appunto non lontano da qui l'anno scorso sull'altopiano di Lavarone nella mountain bike orienteering, entra proprio in gara quest'oggi sulla distanza long, quella forse a lei più congeniale. Sicuramente, mentre parte Riccardo Rossetto, sicuramente dicevamo distanza a lei congeniale perché nel 2011 si portò a casa un bronzo nel campionato mondiale, quindi sicuramente lei punta. Qui invece Jaime Origi, un atleta di grande esperienza. Ecco Luca Dalla Valle, il campione del mondo. Il campione del mondo proprio su una distanza lunga, anche se quest'anno la gara è stata disputata in formato mass start, gli atleti sono partiti tutti insieme e in quell'occasione i tifosi italiani hanno avuto la fortuna di poter seguire il live, la diretta del campionato del mondo che vide Luca Dalla Valle trionfare con uno sprint imperioso davanti ai più immediati inseguitori provenienti da tutto il mondo. Qui eravamo su Laura Scarabonati con le nostre telecamere mobili al seguito e eccolo, è ancora anche oggi il live curato da Edoardo Tona. Pare che in questo momento Jaime Origi sia in leggero vantaggio. Jaime Origi è un atleta che si disimpegna molto bene su tutte le distanze, ha preso in questo momento la testa del gruppetto, dall'altra parte si vede proprio la scelta di percorso completamente diversa di Riccardo Rossetto. La tecnologia aiuta a seguire le gare anche in questo modo quando gli atleti non sono a vista degli spettatori presenti. Oggi siamo in questi vigneti fantastici e come dicevamo siamo fortunati, un grande sole con Milena Cipriani in azione, è velocissima. Milena Cipriani sta dimostrando ancora una volta i cavalli e la sua esperienza, qualche secondo anche per controllare la mappa, prendere la miglior direzione
fare soprattutto una scelta di percorso che minimizzi le possibilità di errore a fronte della possibilità di mantenere una alta velocità anche su terreni che non sono propriamente asfaltati sempre. Ecco qua una sorpresa, i nostri protagonisti ci spiegano le difficoltà dell'orientista. Partiamo sulla ciclabile della Valsugana e facciamo i primi punti molto veloci. Salgo su una salita che va sul Civerone, scendiamo e passiamo dall'altra parte della valle dove ci sono tutti i paesi e dove ci sono tutte le coltivazioni. La seconda parte di gara prevede molti punti tecnici nei vigneti. È molto difficile capire dove si può passare e dove no, avendo anche il GPS, quindi occhio a tutti i sentieri e a non passare in mezzo alle vigne perché è vietato. Bisogna fare molta molta attenzione e cercare di utilizzare le serre che sono molto chiare sulla cartina come punto di riferimento per attaccare il punto. Quindi tutta la seconda parte di gara molto molto tecnica nelle vigne. Ci sono dei trucchetti che uso per mantenere la concentrazione. Ho un segnalino sul leggio, è un segnalino biadesivo che sposto nel momento in cui devo fissare lo sguardo in una certa parte della cartina e lo sposto solo ogni tanto, è il mio segreto. Per memorizzare il tragitto, se c'è asfalto memorizzo molto di più, mentre se ci sono dei sentieri guardo o le coltivazioni oppure se ci sono case, dei punti di riferimento o delle curve fra asfalto e fra i sentieri. La bussola la uso nei cambi di direzione, ogni volta che devo cambiare direzione controllo sempre la bussola per avere una sicurezza in più. La mappa è una rappresentazione simbolica della realtà, quindi ci sono colori e simboli, il giallo è il prato, il bianco è il bosco e i sentieri sono segnati in base alla percorribilità, quindi più il sentiero è veloce, più la linea è continua, più il sentiero è lento con sassi, radici eccetera, più la linea è discontinua fino ad arrivare a quello che chiamiamo noi puntinato, che sono una serie di puntini allineati che ci indicano che il sentiero è veramente molto lento. Direi, Stefano, una spiegazione tecnica impeccabile. Impeccabile da parte delle due atlete che non solo hanno rappresentato la squadra nazionale italiana agli ultimi mondiali, ma fungono adesso anche da co-capitane della squadra azzurra. In pratica sono due allenatrici in campo. Esatto, e avere soprattutto due allenatrici o comunque gli allenatori in campo è fondamentale per gli atleti perché si ha immediatamente la percezione della propria gara da persone che hanno gareggiato o che tuttora gareggiano ad altissimo livello in campo internazionale. Arriva come un missile Punzona Jaime Origi, allora, e mentre qua Laura Scarbonati è lanciata e ricordiamo che grazie a questa opzione del nostro live possiamo seguire, ecco, le donne in questo caso in real time. Abbiamo appena visto una piccola indecisione da parte di Laura Scarbonati che ha lasciato solo qualche secondo di vantaggio a Milena Cipriani, le due sono ancora praticamente insieme, la gara è molto lunga, come vediamo le scelte di percorso sono talvolta completamente diverse, ma questa è proprio la bellezza dell'orienteering, si tratta di trovare in diretta il percorso più adatto alle proprie possibilità. E qui arriva Riccardo Rossetto che mi ha anticipato perché volevo dire non sempre sono così fortunati da gareggiare su una bella strada asfaltata. In quel caso Riccardo Rossetto ha trasportato la propria bicicletta al di là di un muretto, saltando addirittura giù dal muretto, è un'opzione percorribile e nel caso in cui non lo fosse, il fatto che gli atleti hanno il GPS dimostrerebbe alla fine della gara il loro passaggio da un punto nel quale non potevano transitare. E qui vedo un bel testa a testa Origi Dalla Valle, sembra che Dalla Valle, ecco, qui sta guadagnando un pochino, qui invece sta decisamente guadagnando, poi in certi tratti Origi torna sotto, insomma è qua un errore. Qua un piccolo errore da parte di Jaime Origi, un'indecisione che probabilmente costa anche a Jaime Origi la leadership momentanea. Beh, qua invece arrivano le donne, queste sono, torniamo su Piero Turra, quella di prima era Giuliana Zoppè, ci avviciniamo quasi alla zona d'arrivo, quindi con Alessandra Minati inizieremo tra poco a vedere di nuovo il centro sportivo di Borgo Valsugana. Dietro a questi campioni ci sono dei bei giovani, assente l'idolo di casa Dante Osti, però ci sono altri ragazzi interessanti. Ci sono altri ragazzi interessanti in gara, hai già citato Alessandra Minati.
Donati. Un'altra ragazza che può crescere molto in questa disciplina è Elisa Buffa. Ci sono anche i fratelli Schiavi Cappello del Gronlight Orienteering Team che sono tra i favoriti della loro competizione, e diciamo che Luca Dalla Valle sta trainando un bel movimento di giovani che lo vedono gareggiare nei live ai campionati europei, in Coppa del Mondo, ai campionati mondiali, che quindi cercano di imitarne le gesta. Sì, è così, è importante avere un campione di riferimento in una disciplina che richiede veramente tanto impegno. Il livello è diventato altissimo, arriva Laura Scarbonati che al momento fa segnare il miglior tempo. Laura Scarbonati grintosissima come sempre, quando si tratta poi di gareggiare per le medaglie che contano ancora più grintosa. Qui subito un confronto immediato con il tracciatore Giuseppe Simoni, mentre l'atleta che sta arrivando in questo momento, forse leggermente più affaticata, ma gli split time e il GPS la davano ancora il leggero vantaggio, Milena Cipriani. Milena Cipriani che pare avviata, adesso lo scopriremo, sì, è suo il miglior tempo, quindi una grande doppietta, lei ha fatto il doblete. Il doublete, Milena Cipriani, e qui subito immediatamente una grande amicizia. Esatto, una grande amicizia, cresciuta anche nelle ranghi della squadra nazionale. E qui ti interrompo perché c'è il campione del mondo, Luca Dalla Valle, anche per lui doppietta, campione italiano sprint e campione italiano long, non ce n'è per nessuno quest'anno. Luca Dalla Valle ha dimostrato la sua fama di cannibale anche in alcune gare promozionali come quella di Serrada disputata qualche settimana fa nel Nebbione. Luca Dalla Valle non si lascia mai sfuggire la vittoria. Beh, diciamo che è cresciuto tantissimo e sta diventando sempre più popolare, e non per nulla gli sponsor del territorio lo stanno supportando, quindi un grazie agli sponsor trentini come Melinda e Trentino che stanno aiutando Luca Dalla Valle. Stanno arrivando anche i master, questo era il già citato Andrea Cipriani, che poi subito dopo il traguardo si confronta con una nuova leva della mountain bike orienteering. Arrivano mano a mano tutti gli atleti e subito dopo lo scarico di questo chip trovano la loro posizione immediata in classifica. Arriva Alessandra Minati, mi permetto solo di dire che forse nei giovani dovremmo citare anche Michela Tomaselli, che ieri è arrivata seconda ed è una specialista degli sprint. Qua pian piano arrivano via via tutti i nostri concorrenti, eccolo qui, è Riccardo Rossetto che sta proprio dando tutto con questa posizione un po' insolita per i biker, però non ce la fa, non supera Luca Dalla Valle, e là in fondo vediamo anche Piero Turra, anche lui sembra non essere a podio. Sono tutti questi atleti della squadra nazionale avvezzi a gareggiare nelle gare internazionali, e questo è Jaime Origi. Ancora una volta la sua grande grinta potrebbe portarlo in seconda posizione. Qualche secondo perso qua e là lungo il percorso ha dato il là alla vittoria di Luca Dalla Valle, ma Jaime Origi si conferma sempre uno dei grandi protagonisti di questa disciplina. Complimenti a Jaime che è riuscito a tornare in sella dopo il suo infortunio. È stata veramente una gara molto tecnica, molto fisica. Un Giuseppe Simoni che ha messo a dura prova gli atleti. Un ringraziamento speciale, permettermelo, anche a Luciano Sonda che ci ha aiutato con le immagini dall'alto. La gara è stata molto dura, come ci si aspetta che sia nella disciplina a lunga distanza, nella mountain bike orienteering. L'anno scorso gli atleti hanno gareggiato in questo campionato italiano non lontano sull'altopiano di Lavarone, e ti assicuro che i dislivelli erano veramente importanti. Andiamo a scoprire così le classifiche che vedono e confermano il titolo di campione italiano a Luca Dalla Valle, team Gronlight, 1:28:41 davanti a Jaime Origi, Capa Prato, 1:34:02, e Riccardo Rossetto del Misquilenses, 1:34:16. Poi Milena Cipriani vince qui in 1:25 davanti a Laura Scarronati, anche lei del Panda Valsugana, 1:29:21, e poi Clizia Zambiasi di Semiperdo Maniago. Ma ascoltiamo la voce dei protagonisti. Milena Cipriani, due titoli in due giorni. Oggi sono riuscita a fare una doppietta, anche se era molto più dura oggi perché c'era anche Laura Scarbonati, ma sono riuscita a tenere fino alla fine. Una dedica particolare per questo doppio successo? Ma visto che siamo qui in Valsugana, a tutti i miei paesani. Le dinamiche di gara oggi? Oggi ho fatto la gara sempre girata per vedere se arrivava Milena, che mi partiva 6 minuti dietro, e insomma l'obiettivo di oggi, sapendo che non ero in formissima, era di non farmi prendere da Milena, e ci sono riuscita. Allora Luca Dalla Valle, si conclude un weekend super positivo, due titoli e classifica finale di Coppa Italia.
Sì, meglio di così non poteva andare e sono molto contento. E sì. Due gare quasi perfette ho fatto e stavo bene. Ecco, una stagione che si è conclusa con un titolo mondiale, tre titoli italiani, una classifica finale di Coppa Italia. Prossimi obiettivi cosa? Ma sì, la stagione è stata quasi perfetta, ovviamente sì, per me il titolo mondiale era il mio obiettivo e è stato molto difficile prepararlo e per questo è stata la mia più grande soddisfazione. Beh, è stato un successo organizzativo notevole per il Panda Valsugana, per tutta la vallata e il tempo è stato veramente clemente, organizzazione di altissimo livello, che dire altro Stefano? Diciamo che ci rivediamo con la Mountain Bike Orienteering l'anno prossimo, sperando che Luca Dalla Valle e con lui i campioni italiani della squadra nazionale maschile e femminile possano rinverdire i fasti di quest'estate e portarci a casa ancora qualche medaglia importante dai campionati mondiali. Bene, qua continuano invece con le medaglie, questo è il podio Elite dove vediamo Dalla Valle e Cipriani che hanno praticamente fatto incetta di premi. Il pubblico è stato numeroso, i volontari sono stati encomiabili, quindi un evento perfetto da ogni punto di vista. Speriamo che la Mountain Bike Orienteering vi abbia appassionato perché è stato veramente uno spettacolo incredibile. È stato proprio così Pietro e allora alla prossima occasione per un commento con la Mountain Bike Orienteering. Bene, da Pietro Larietti e Stefano Galletti un arrivederci, a presto. A presto, ciao.